Trento vince anche la seconda delle due partite in 48 ore che ha dovuto giocare al rientro del Mondiale per club, battuta Perugia per 3-7-1, perso il primo parziale al 18, ha vinto poi il secondo al 21, il terzo al 19, il quarto ancora al 21. Grande prova corale con Angelo Lorenzetti che ha schierato ancora Gabriele Nelli nello starting six, in diagonale con Simone Giannelli, al centro Daniele Mazzone e Simone Van de Voorde, in banda Filippo Lanza con Tine Urnaut e poi un grande Massimo Colaci schierato come libero. Perugia, che deve ancora fare a meno di Aleksandr Atanasievic, giocava con Ivan Zaitsev nel ruolo di opposto, sostituito degnamente da Berger nel posto 4. Al Palatrento tre grandissimi ex, ovvero Andrea Bari, Emanuele Birarelli e Dore Della Lunga. Ma andiamo subito a sentire le interviste raccolte alla fine del match. La partita è stata più sul filo del pareggio, siamo stati fortunati, insomma, dopo un primo set così a beccare un secondo set a nostro favore per rimettere un po' anche le emozioni a posto. Io penso che a questi livelli il gioco ci sia, quindi parlo di carattere perché è quello che nei momenti clou del match è quello che ti fa andare su e ti fa andare giù, ecco. E poi ovviamente carattere abbinato alla tecnica sono due belle cose, insomma. Emanuele Birarelli, sempre bello vederti qui, anche se oggi da avversario non avete molto da festeggiare, ma che emozione hai provato anche prima della partita? È sempre speciale per me venire qua, tante persone che conosco, mi sento un po' a casa. Non è mai facile vincere con quelle squadre che qualcuno dice sono meno un po' meno accreditate, e poi quando ci sono questi super scontri c'è anche così tanto pubblico quest'anno che diventano tutte delle partite speciali.